Nonostante il ricorso presentato potesse lasciare pensare il contrario, il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, si dice favorevole alla città unica Corrente Castrolibero. Posizione già espressa in diverse occasioni, ha ricordato il primo cittadino Bruzio incontrando i giornalisti. Caruso ha puntualizzato una serie di questioni che riteneva esaurite e lo ha fatto lanciando una proposta. Io ho lanciato una proposta per utilizzare questi due anni che separano la fine della consiliatura e l'inizio del percorso con l'eventuale sì del referendum per realizzare quelle procedure, quelle pratiche che possono servire per rendere concreto veramente questo percorso. Non ci sono ma, io sono stato chiaro sin dal primo momento, sono favorevole alla città unica ma non accetto imposizione, ma camminano su due piani assolutamente diversi. Il TAR deciderà nel merito quello che è stato il nostro ricorso e non solo il nostro, per dire se la legge omnibus è costituzionale o no. Diverso è il percorso politico, noi dobbiamo andare verso la realizzazione della città unica e per farlo in modo concreto e serio, perché noi la vogliamo fare veramente la città unica, dobbiamo mettere in campo questo organismo che mette insieme regione, comuni interessati, Unical e associazioni che hanno competenza in materia di fusione per fare in modo che questi due anni non passino in vano. Io credo che noi dobbiamo arrivare al 2027 se vince il sì, con già tutta la procedura di armonizzazione dei bilanci, di pianificazione della macchina amministrativa in modo serio, di unificazione dei servizi in modo tale da avere al 2027 già pronta la città unica.